la quarta giornata della 69esima Vuelta Hispana si snoderà tra le vie della comunità autonoma dell'Andalusia. Difatti si andrà da Mairena de Alcor, un comune nella provincia di Siviglia, a Córdoba, una città sulla riva del Guadalquivir e ai piedi della Sierra Morena, per un totale di 172 km e 600 metri, caratterizzati da due GPM, il primo di terza categoria al chilometro 119 e il secondo di seconda categoria al chilometro 147. Dunque l'Alto de San Jerónimo e soprattutto l'Alto del Catordes Persento saranno due perfetti trampolini di lancio per chi vorrà cercare di sorprendere i velocisti. Al termine dell'ultima salita non ci sarà subito la discesa, infatti i corridori dovranno superare un tratto in pianura di una decina di chilometri prima della discesa e degli ultimi 12 chilometri totalmente pianeggianti, i quali porteranno a Córdoba, che possiede un fantastico centro storico inserito dal 1984 tra i patrimoni dell'umanità. Inoltre Córdoba è una città culturalmente importante, tanto che è la sede della Grande Moschea, il principale monumento musulmano in Spagna. A ribadire la grandezza di Córdoba ci stanno tre nascite illustri, ossia quelle del filosofo latino Seneca, del filosofo musulmano Averroè e del filosofo ebreo Mosè Moimonide. Dunque, in un mix di culture e di storie, ci sarà il gran finale di questa quarta frazione della Vuelta 2014.